Sentiamo addirittura, ma questa è Viola? Sì, è Viola, è in Ah, diretta, abbiamo sì. veramente una testimonianza in diretta di Sì, quello che... Che lei vive in fascia, attaccata a me. meraviglia! Sì, ma Bisognerebbe se no... intervistare lei e sapere com'è andata Esatto. questa manovra. Cioè, quindi, dottore, io sono curiosissima di sapere, cioè, come un massaggio, come avviene? Diciamo che vista dall'esterno Potrebbe. è simile a un massaggio, sì, è una manipolazione, diciamo, Certo, dell'addome certo. fatta in maniera tale da facilitare una capriola che spesso poi il bambino fa spontaneamente se sollecitato verso i Ma piedini e quindi verso il cos'è stato sederino. solleticato in maniera da farlo... Diciamolo così, così può sembrare un po' Certo, un po' un più pochino leggera. minimizzare anche i pericoli della manovra, che non è comunque Certo. Non è una cosa da semplicissima, prendere, sì, insomma. con troppa leggerezza, però è un po' così quello che viene fatto, si Io sollecita posso e non... testimoniare? Ma io volevo sapere, ma si sente dolore durante questa Assolutamente manovra? no, Ah, assolutamente ecco. no. È quello che volevo dire, che molti hanno paura del dolore della manovra. È fastidiosa, È fastidio. sicuramente è Ma io credo che in fastidiosa. un momento come quello appunto del travaglio, insomma, dire fastidiosa sembra una cosa, insomma, pure un po' banale, no? Visto con quello che accade durante il travaglio, nel senso la donna è sottoposta a dei dolori Sì, abbastanza diciamo che la intensi, quindi manovra sì. avviene prima del travaglio. Io il travaglio ancora non Ah. sapevo cosa voleva Ah, dire. giusto, giusto. E dopo l'ho scoperto Ah, ecco. ed è stata un'esperienza fantastica, Quindi non c'è, fantastica. lei non Sono ha stata... ripensato all'ultimo momento, accidenti a me, Non preferivo fare il taglio ho... cesareo. No, 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 Ah, in nessun ecco. momento, anche se ho sentito tanto dolore, perché Certo. comunque nel V-back non è possibile, anzi è sconsigliato fare l'epidurale per Ah, quella ecco. Ah, anestesia. questa è un'altra cosa. Ecco, dottore, come mai è sconsigliato fare l'epidurale? In realtà non è proprio così e quindi in alcuni centri si esegue anche l'analgesia peridurale. Da no, noi abbiamo deciso di non offrire questa possibilità alla donna, ma solo perché la peridurale un po' ci altera i tempi del travaglio e non ci permette di valutare, di sorvegliare in maniera molto oggettiva e attenta l'evoluzione del travaglio. E un po' perché ci può nascondere alcuni segnali che possono essere segnali che può essere importante intercettare per prevenire gli effetti invece di una complicanza che in questi casi si può verificare ed è quello che temiamo quando seguiamo una donna con pregresso taglio cesareo, che è quella della rottura d'utero. Ah, ecco, beh, in questi casi che cosa accade? Dunque, intanto non è un evento per fortuna frequentissimo, noi Certo. registriamo nella nostra esperienza uno 0,4%, quindi significa meno di una donna ogni 200, e il che significa, tanto per parlare di numeri, che se volessi prevenire questo dovrei fare almeno 200 tagli cesarei. Certo. Per la maggior parte delle volte, quando si verifica la rottura d'utero, bisogna semplicemente effettuare nuovamente un taglio cesareo, questa volta in emergenza durante il travaglio. Certo. Una volta su 10, una, due volte su 10, però la rottura d'utero può avere delle conseguenze ben più tragiche, quindi può mettere in pericolo la salute della mamma E e anche la quella del salute del figlio, bambino. Però, certo. se facciamo un po' i conti numerici di tutto quello che le ho detto, abbiamo un rischio che è quantificabile in un caso ogni 5.000, 10.000 Beh, parti. quindi E molto quindi molto diventa, basso. se io lo devo andare a paragonare con quello che è il rischio dall'altra parte nell'eseguire tanti tagli cesarei. Ecco, Quando in faccio. effetti la donna rischia qualcosa a sottoporsi a più di un taglio cesareo? Beh, c'è un rischio nel breve perché il taglio cesareo ha un rischio infettivo, tromboembolico, un rischio di emorragico che è mediamente superiore rispetto a quello di un parto vaginale. Certo. C'è un rischio riproduttivo visto nel Ah. futuro che è importante da considerare in quelle donne che hanno un progetto, nel loro progetto, tanti figli, tante Certo, gravidanze, perché certo, un solo taglio cesareo, a volte due tagli cesarei, non creano elevatissimi rischi, ma quando cominciamo ad avere donne che hanno fatto tre o quattro tagli cesarei certo. nella loro storia,
Bene, in questi casi il rischio di trovarsi di fronte ad una situazione chirurgica veramente delicata e pericolosa comincia a diventare più concreto. Certo, io volevo fare una domanda invece alla nostra gentile ascoltatrice, ma lei quindi, lei appunto ci ha detto che si è documentata sulla possibilità di fare un parto naturale, ma quindi lei sapeva già di questa manovra, che poteva essere attuata questa manovra di ribaltamento del bambino? Allora, io non sapevo, cioè lo sapevo, ma non mi ero mai documentata, tant'è che il mio primo figlio, che era podalico, è nato con un cesareo. No, io parlo appunto per questa cui, seconda volta. Sì, questa seconda volta ho iniziato a leggere, a documentarmi e ho scoperto che è una manovra che non praticano in molti. Ecco, infatti questo le dicevo, quindi è stata lei proprio a richiedere questa possibilità. Sì, sono stata io a richiedere, io ho chiesto sempre al mio mentore, che è l'ostetrica Ivana Arena, e lei mi aveva dato una dritta su chi praticava questa manovra. Ah, ho capito, quindi un consiglio su dove recarsi per avere questa possibilità. Esatto. In più. Ma al dottore volevo chiedere, dottore, ma come vi comportate voi? Io, non tutte le donne, ecco, sentiamo la nostra amica, è stata in grado appunto di, ha avuto la volontà di documentarsi. Le altre donne che arrivano ignare in sala parto, voi le informate oppure lasciate cadere la cosa? Come avviene? Le altre donne che hanno avuto un pregresso taglio cesareo? Sì, chiaramente, chiaramente. E beh, queste qui vengono tutte informate sulla possibilità, laddove ci sono ovviamente i requisiti per poter fare questo tipo di, per poter pensare a questa modalità. Quali devono essere i requisiti indispensabili? Beh, intanto ci deve essere il bambino che è in una posizione corretta. In secondo luogo devono mancare tutte quelle indicazioni che possono mettere a rischio un parto vaginale. E quindi in sostanza non ci devono essere patologie, perché in questo l'approccio ad una donna che ha avuto già un cesareo è un approccio tra virgolette molto naturale, cioè noi aspettiamo l'inizio spontaneo del travaglio, a volte anche diversi giorni di più, non usiamo uterotonici, quindi ossitocina o prostaglandine, né per avviare il travaglio né per sostenerlo. Quindi terapie per cui, che vanno a sollecitare. Esattamente, ci devono essere tutte quelle condizioni che permettono al medico il non far niente. Talvolta abbiamo situazioni di patologia, vedi la pressione alta o l'epatosi gravidica o altre patologie, che possono quindi non consentire un'attesa tranquilla all'inizio del travaglio. Quindi in sintesi ci deve essere una gravidanza assolutamente normale. La cosa più bella di tutto questo è che abbiamo come sottofondo musicale la voce della piccola e quindi non potevamo veramente sperare meglio. Ma io volevo chiedere alla mamma, ma sì, lei ha fatto anche un corso preparto oppure... No, non ho fatto. Anche perché era già esperta, giustamente. Mi sono, ripeto, documentata tanto io. Avrei voluto fare il corso preparto lì al Cristo Re, sinceramente. Ah, ecco. Si può fare. Sì, ecco. Si può fare, assolutamente lo consiglio, soprattutto nella situazione di voler fare un parto naturale con un pregresso cesareo. Solamente che io mi sono ritrovata che l'avrei dovuto fare nel mese di agosto. Ecco, che era un po' difficile. Sì. Certo. Dottor Piscicelli, quindi le donne le seguite già da prima attraverso questa preparazione? Come avviene una preparazione, la giusta preparazione ad un parto naturale? Quale deve essere? Da noi c'è la possibilità di frequentare questi corsi di accompagnamento alla nascita, che peraltro vengono gestiti in gran parte dalle ostetriche. Gran merito di questi risultati, di questi numeri, devo dirlo proprio francamente, è da attribuire al lavoro delle ostetriche. Noi abbiamo un corpo ostetriche meraviglioso che segue il corso di accompagnamento alla nascita, che vengono coinvolte in piena autonomia nella gestione anche del travaglio, specie nei casi di basso rischio,
che partecipano tutti i giorni alla discussione dei casi clinici. Noi abbiamo l'abitudine di incontrarci tutte le mattine per circa un'ora prima di avviare le consuetudini attività, e loro sono quindi fortemente coinvolte e motivate nel lavoro di tutti i giorni. Ma sono coinvolte anche altre figure diverse oltre alle ostetriche? Ormai la sala parto vede tante figure, e oltre a quelle delle ostetriche, del medico ostetrico, c'è l'anestesista che è sempre vicino a noi, ed è una figura a cui noi non possiamo più rinunciare per seguire con sicurezza queste gravidanze, e la figura del neonatologo che dovrà assistere ovviamente il bambino. Questa è l'equipe multidisciplinare che si trova in sala parto. Bene, possiamo dire che appunto lo staff del Cristo Re lavora ad un passaporto per la gravidanza, no? Su un modello americano e inglese, e voi sognate, questo lo dico io, di poter proporre presto a tutte le mamme addirittura anche una vasca per il parto in acqua, proprio in aggiunta già a tutto quello che voi fate, giusto? Dottor Pisciccelli, io la ringrazio. Volevo sentire invece la giovane mamma che cosa altro appunto ha da aggiungere a questa esperienza meravigliosa che ha appena vissuto. Sì, io vorrei ringraziare tantissimo il dottor Pisciccelli e il suo staff di ostetriche, senza i quali non avrei potuto vivere questa esperienza meravigliosa. Bene. Veramente grazie di cuore, proprio. Continuo a ringraziare ogni tanto telefono al dottor Pisciccelli e lo ringrazio. mi sembra un'ottima dimostrazione, sì. Insomma. E poi volevo dire un'altra cosa da queste mie esperienze che mi hanno decisamente travolto e cambiato la vita. È nato un sito internet gestito da me. Complimenti. Che si occupa proprio di maternità e di genitorialità. E il sito è www.professionemamma.it. Molto bene, quindi tutte le mamme o le future mamme in ascolto possono andare a vedere quindi l'esperienza. Racconto l'esperienza del mio parto e tante altre cose. Molto bene, complimenti. Allora, innanzitutto tanti auguri a lei e alla sua piccola che si chiama Viola, allora veramente tanti auguri di cuore. Grazie e soprattutto mille. Complimenti al dottor Carlo Pisciccelli, ricordiamo medico ostetrico presso l'ospedale Cristo Re di Roma. Grazie ad entrambi. Grazie. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata. E insomma, che bella esperienza quest'oggi in diretta il dottore che ha fatto nascere Viola, questa bambina che sentivamo in sottofondo. Non è servito il sottofondo musicale quest'oggi perché non c'è niente di meglio che una vocina di una bambina di poco più di un mese. Ha detto che era nata in ottobre, quindi avrà circa un mese, e insomma una bella esperienza. Quindi abbiamo appreso quest'oggi che è possibile affrontare un parto naturale anche dopo aver sostenuto già un parto cesareo in un parto appunto precedente. Questo è possibile, e quindi bisogna recarsi presso le strutture sanitarie adatte a questo tipo di esperienza e quindi documentarsi, così come ha fatto la nostra ascoltatrice. Quindi siamo arrivati al momento di salutarci, però, perché sono le 12:59, ci siamo, il momento dei saluti, l'appuntamento con la medicina, la salute e il benessere è sempre per domani. Domani 12:35 in mia compagnia, io sono Liana Radici e vi do l'augurio di un buon proseguimento di giornata. A domani. Medicina, salute e benessere è stato offerto da 2F 2000 SRL.